Ciao a tutti ragazzi, sono Frobby e oggi siamo qua per un video un po' particolare. Con l'arrivo della prima parte del DLC di Pokémon Spada e Scudo, l'isola solitaria dell'armatura, sono ritornate le catene evolutive di Rockruff e Magnemite, come ben saprete, ed è stata aggiunta anche la prima delle due evoluzioni di Slowpoke di Galar, ovvero Slowbro di Galar. Queste catene evolutive hanno dei metodi particolari per evolversi e oggi sono qua per mostrarvi quali sono e come ottenere questi fantastici Pokémon. Partiamo con Magnemite. Magnemite è molto semplice perché basta farlo evolvere in Magneton a partire dal livello 30. Ma è qui che le cose cambiano. Nei precedenti giochi, per far evolvere Magneton in Magneton, si doveva raggiungere un luogo dove era presente un campo magnetico speciale, come il Monte Corona per la regione di Sinnoh o la cava pietra elettrica per la regione di Unima. Tuttavia, visto che in Pokémon Spada e Scudo non è presente una zona con questa caratteristica, si può far evolvere Magneton in Magneton usando una pietra tuono, che si può trovare anche al lago Dragofuria come oggetto nascosto oppure presso i fratelli Bang in Spalla, che abbiamo avuto modo di conoscere nei precedenti mesi. Parlando di Rockruff invece, raggiungendo il livello 25 può evolversi in una delle tre forme di Lycanroc. Può evolversi nella sua forma giorno, nella sua forma notte o nella sua forma crepuscolo. Nei giochi di settima generazione Rockruff si evolveva in queste tre forme solo sotto condizioni specifiche. La forma giorno durante il giorno su sole e ultrasole, la forma notte durante la notte su luna e ultraluna e la forma crepuscolo solo se il Rockruff aveva l'abilità mente locale e dalle 17 alle 17.59 su ultrasole e dalle 5 alle 5.59 su ultraluna. Nei giochi di ottava generazione però Rockruff raggiunti il livello 25 si potrà evolvere in una delle tre forme di Lycanroc in base alle seguenti condizioni. La forma giorno si otterrà evolvendolo solo durante il giorno, la forma notte si otterrà evolvendolo solo durante la notte e la forma crepuscolo si otterrà facendo evolvere Rockruff con l'abilità mente locale tra le 19 e le 20. Direi che per il caso di Rockruff le cose non sono cambiate tantissimo, ma adesso andiamo alla linea evolutiva di Slowpoke di Galar, in particolare su Slowbro di Galar. Per potersi evolvere in Slowbro di Galar servirà compiere un procedimento un po' complesso. Bisogna trovare dei rami galarnoce, degli strumenti trovabili presso gli alberi dell'isola dell'armatura. Una volta che sono stati trovati 8 rami galarnoce, bisognerà andare presso un'isola con una conformazione rocciosa simile ad un arco. Sicuramente la starete vedendo a schermo. In quest'isola è presente un NPC, che per 8 rami galarnoce vi darà una fascia galarnoce, lo strumento che serve per far evolvere Slowpoke di Galar in Slowbro di Galar. Ottenuto questo strumento, basterà usarlo sul proprio Slowpoke di Galar come una pietra evolutiva e il gioco è fatto. Ragazzi, spero di avervi dato una mano con questo video, se sì mi raccomando lasciate un like per supportarci e farcelo capire. Commentate qua sotto dicendomi se vi è servito e condividete il video a tutti i vostri amici che stanno cercando di far evolvere questi tre Pokémon senza riuscirci. Passate dai social che trovate in descrizione come il mio account Instagram, quello di Pokémon Next, ma anche il gruppo Telegram pubblico dove potrete parlare con tutto lo staff di tutto quello riguardante il mondo Pokémon. Per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo visto, noi ci vediamo alla prossima guida, ciao allenatori!